E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo tutorial con Apple Zane. Oggi andremo a vedere come non fare surriscaldare il nostro iPhone, soprattutto in estate. Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZane, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZane.net, che è attualmente la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko-Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto, molto altro. Ma bando alle ciance ed andiamo a parlare proprio del surriscaldamento di iPhone, perché sia con le ultime versioni software, nuovo iOS 14.6 ad esempio, sia per il fatto che siamo in piena estate ormai, i nostri iPhone si surriscaldano e anche parecchio. Infatti oggi vi svelerò ben 10 consigli che potranno salvaguardare il vostro iPhone durante questo periodo di caldo intenso. Io vi ricordo ragazzi che un eccessivo surriscaldamento dei nostri iPhone può provocare la rottura dello stesso prodotto, come ad esempio un'usura maggiorata della batteria oppure addirittura dei malfunzionamenti hardware che possono compromettere l'intero utilizzo generale del prodotto. Quindi prendete seriamente questi 10 consigli e beh, iniziamo con il numero 1 ragazzi, i cicli di ricarica. Ho parlato tantissime volte di questi cicli di ricarica, qualcuno sul web dice che sono dei fantomatici cicli, ovviamente chi mi segue da tantissimi anni e chi li ha già provati da tantissimo tempo sa perfettamente che i cicli di ricarica sono fondamentali sia per la salute della batteria del dispositivo, sia anche per il fattore surriscaldamento, ragazzi, perché se voi eseguite i corretti cicli di ricarica è molto più difficile che il vostro dispositivo subisca dei surriscaldamenti, perché la batteria si è riempita e svuotata nel modo corretto e quindi non dovrebbero sorgere problemi. Se volete scoprire qual è la corretta procedura per ovviamente ricaricare i vostri dispositivi, che siano iPhone, iPad, Mac, eccetera, eccetera, trovate qui sotto in descrizione la guida completa per effettuare i corretti cicli di ricarica. Mi raccomando ragazzi, questo punto è uno dei punti fondamentali per il surriscaldamento, perché eseguire giusti cicli di ricarica riequilibra il nostro dispositivo e quindi la batteria. E passiamo ragazzi al punto numero 2, vi consiglio di ricaricare i vostri iPhone solamente quando non c'è più luce, nel senso quando non c'è più caldo, quindi nelle ore serali, dalle 7, 8, 9 della sera in poi, quindi 19, 20, 21, in modo tale che la temperatura molto più sopportabile rispetto alle ore diurne, dove in questo periodo magari ci sono anche 35-40 gradi, il dispositivo non subisca uno stress termico e quindi mantenga comunque una caloria interna e anche esterna sempre dello stesso livello. Punto numero 3, mantenere il vostro iPhone lontano dalla luce diretta del sole. Capita molto spesso che le persone prendano il loro dispositivo, il loro iPhone in questo caso, e lo mettano, che ne so, sul cruscotto della macchina mentre stanno guidando, con il sole a 40 gradi che picchia sullo schermo. Non è ragazzi il modo giusto per non permettere il surriscaldamento. Stessa cosa ovviamente se lo portate al mare o quant'altro, non è il modo giusto per utilizzarlo. Vi ricordo che gli iPhone, come tutti i dispositivi elettronici, hanno una temperatura massima e una temperatura minima che possono raggiungere, quindi se voi giocate con la temperatura molto alta sul vostro iPhone, vi giocate anche iPhone, ve lo dico schiettamente. E siamo arrivati al punto numero 5, utilizzate iPhone sempre in ambienti, o comunque nella stragrande maggioranza, in ambienti arieggiati. Questo vuol dire che se voi state all'interno di una stanza chiusi mentre c'è caldo e utilizzate il vostro iPhone, anche il vostro iPhone sentirà caldo, ragazzi, nel senso che se voi sentite caldo e il dispositivo elettronico che contiene elettricità e genera calore sentirà ancora più caldo internamente, quindi dovrete cercare di bilanciare la vostra temperatura e in automatico quella del vostro dispositivo. Se voi sentite caldo in automatico, se utilizzate molto iPhone o lo sforzate, non fa bene alla batteria, non fa bene alla salute del vostro dispositivo. Punto numero 6, non sforzate troppo il vostro iPhone per tanto tempo, ad esempio con giochi, videochiamate, cioè utilizzate iPhone per brevi periodi, anche per tante volte durante la stessa ora, ma per brevi periodi. Non utilizzate un'ora di seguito, ad esempio, il vostro dispositivo, perché sarebbe dannoso, soprattutto, ripeto, in questo periodo di alte temperature. Fate una sorta di selezione, bilanciate, cercate un po' di staccare, riattaccare dopo un po', ma non utilizzate perennemente il vostro iPhone quando già è in fase di surriscaldamento.
Punto numero 7, ci ricolleghiamo ai giusti cicli di ricarica, perché i giusti cicli di ricarica dicono che effettivamente si può tralasciare il dispositivo sotto carica anche dopo il 100%, perché la batteria non viene più alimentata, ma alimenta direttamente il dispositivo, quindi rimane al 100%, ma non continua a caricare perennemente la batteria. L'unico problema è che in estate, però, questa cosa cambia, ragazzi, perché se voi lasciate comunque il dispositivo tutta la notte a caricare, o tutte le notti, se c'è veramente caldo, il dispositivo chiaramente si surriscalderà, soprattutto se utilizzate ricariche wireless. È normalissimo, ma voi dovete limitare questa cosa. Quindi se qualche notte non lasciate l'iPhone sotto carica, ma lo caricate prima di andare a dormire, poi o lo spegnete o lo mettete in modalità aereo, forse è meglio, eh? Punto numero 8, sembra, ragazzi, una stupidata, ma vi assicuro che è veramente fondamentale. Al di sotto dei nostri dispositivi abbiamo chiaramente i connettori. Per connettori si intendono quelli del Lightning e ovviamente anche la parte relativa agli speaker, ragazzi. Io vi consiglio periodicamente di pulirli. Voi mi direte: come, Mirko? Come si pulisce? Basta prendere un semplice cotton fioc asciutto e passarlo all'interno o nel bordo di questi fori per cercare di rimuovere il massimo possibile della polvere e della sporcizia, ragazzi, perché quando il dispositivo nei fori principali ha molta polvere e sporcizia non permette il reflusso interno di aria, quindi fondamentalmente se il dispositivo si surriscalda tantissimo dentro, l'aria non riesce a fuoriuscire e rimane tutta concentrata all'interno dello smartphone, e chiaramente, ragazzi, non è salutare per il nostro iPhone. Punto numero 9, lo so che è difficile da fare, ragazzi, ma evitate spesso di portarlo al mare. Anche se voi tenete il vostro iPhone all'interno di una borsa, una valigia, sotto qualsiasi cosa, il problema è che l'ambiente circostante è caldo, non è solo il sole, quindi il dispositivo si surriscalderà sempre e comunque. So che è difficilissimo andare al mare, magari non fare, che ne so, una foto al mare o chiacchierare con gli amici per messaggi o parlare al telefono, lo so benissimo, però se vi posso consigliare, ragazzi, se avete, che ne so, se siete al mare, avete una casa al mare, lasciatelo a casa, o se avete la cabina, come si suol dire, lasciatelo in cabina, non portatelo direttamente in spiaggia, comunque non fatelo tutti i giorni, perché nel giro di pochi mesi l'usura della batteria potrebbe diminuire drasticamente a causa delle altissime temperature che può raggiungere il vostro iPhone. Questa è una delle cose fondamentali, ragazzi, quindi fate veramente attenzione. E punto numero 10, ma non meno importante, non utilizzate il vostro iPhone in ambienti troppo umidi, come ad esempio delle piscine chiuse, perché ci sono molti spazi aperti dove potete utilizzarlo, magari anche quando c'è caldo, ok, ma se voi utilizzate il vostro iPhone magari in un ambiente come una doccia o una piscina, l'umidità, anche se il vostro dispositivo è impermeabile, comunque circonda il dispositivo stesso e ne altera la temperatura, quindi la stabilità. Quindi se vi posso dare un consiglio, ragazzi, evitate di portare in luoghi chiusi e molto umidi i vostri iPhone, come ad esempio, ripeto, delle piscine o magari saune, quella è follia proprio, follia pura. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, nel corso di queste settimane e di questi mesi, se questi consigli vi sono stati utili. Io, come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per applezain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.